Molti di voi avranno sicuramente visto il suggestivo film Il Corvo e sicuramente sapranno che l'attore protagonista Brandon Lee, figlio del leggendario Bruce, morì sul set a 3 giorni dal termine delle riprese, in seguito a quello che, stando alla versione ufficiale stabilita dall'autorità giudiziaria, sarebbe stato un tragico incidente dovuto a negligenza. Il frammento di un vero proiettile, modificato per essere a salve e rimasto per errore nella canna dell'arma da fuoco di scena, penetrò nello stomaco dell'attore, proiettatovi accidentalmente dallo sparo a salve di un Chuck successivo. La sequenza in questione, contrariamente a quanto taluni credono, non è presente nel film. Il girato sembrerebbe infatti essere sparito nel nulla. Secondo la teoria della cospirazione, un delitto di matrice esoterica deve essere in primo luogo firmato. Per firma intendo l'esistenza di un particolare valore che si ottenga applicando la numerologia alla data di morte della presunta vittima. Nel caso degli Illuminati il valore è 11. Applichiamo dunque le regole della numerologia alla data della morte di Brandon. 31 marzo 1993. Si ottiene 11. Ma analizzando i singoli fotogrammi della pellicola si scopre che essa nasconde qualcosa di più e che potrebbe essere sfuggito allo stesso regista nonché agli attori. Numerose scene sono permeate da un'atmosfera lugubremente caratterizzata dalla costante ossessiva presenza di chiare simbologie richiamanti proprio quelle più tradizionali degli Illuminati. A poco più di un minuto dall'inizio del film, una panoramica della città trasporta in volo lo spettatore fino ad una finestra circolare, al cui interno si sta svolgendo un sopralluogo della polizia. È la scena di un delitto. Si tratta della camera in cui Eric e la sua fidanzata hanno incontrato il loro tragico destino. Osservate la peculiare struttura in acciaio che sovrasta la stanza del duplice omicidio. Sarà una coincidenza, ma la forma ricorda chiaramente quella della classica piramide, sormontata da un triangolo con un occhio al centro. Notiamo inoltre che la camera è avvolta da una luce sanguigna. Sarà una ulteriore coincidenza, ma elementi quali sangue e piramide tronca richiamano proprio l'idea del sacrificio umano, essendo costanti delle cerimonie che avvenivano in Mesoamerica. Secondo alcune moderne lezioni esoteriche, tali templi venivano realizzati a forma di piramide tronca, poiché l'energia emozionale sprigionata dal terrore della vittima sarebbe stata meglio veicolata nelle fauci della divinità, che viene appunto descritta quale essere un parassita invisibile, ma in grado di interagire con la realtà. Una sorta di radiazione elettromagnetica vorace e intelligente. Tale mostro, in cambio di nutrimento, garantirebbe protezione, potere e prosperità ai vertici sacerdotali e, talvolta, esaudirebbe anche i desideri degli adepti. Questo sarebbe il vero, unico motivo per cui i rituali della fazione deviata degli Illuminati e di altri gruppi occulti di potere dediti alla trasgressione estrema prevedrebbero riti sacrificali. Nel film Il Corvo viene rappresentato anche uno stupro di gruppo che avviene sotto la verticale esatta della struttura a forma di piramide. Anche lo stesso Eric, prima di essere ucciso, viene trascinato al cospetto di quel simbolo e la stessa finestra circolare da cui precipiterà dopo che gli hanno sparato 2 volte, nonché l'intero edificio, sono realizzati secondo un'architettura che ricorda una piramide tronca e l'occhio incastonato nel triangolo della divinità. Quanto vi ho finora esposto, pur essendo già abbastanza impressionante, è in realtà solo la punta dell'iceberg. Ad esempio, riscontriamo un graffito vandalico a forma di piramide sul muro a fianco l'entrata del cimitero dove sono sepolti Eric e la compagna. Altra raffigurazione piramidale è presente sul muro accanto all'entrata dell'edificio dove è avvenuto il massacro. Ennesimo richiamo è evidente quando Eric si reca al banco dei pegni di Gideon. All'attore che interpreta il corvo, Brandon Lee, viene chiesto di posizionare il suo occhio esattamente sopra l'apice centrale della W,
chi glielo ha chiesto, che se ne sia reso conto o meno, ancora una volta ripropone allo spettatore subliminalmente l'immagine dell'occhio onniveggente. Altresì è possibile riscontrare la presenza di un gigantesco occhio ritratto su una parete che accompagna l'arrampicata di Eric appena tornato in vita lungo una scala. Analizzando meglio la scena, si nota un faro circolare che illumina l'ambiente sottostante, tenebroso, posto esattamente al di sopra dell'apice della lettera A. Per l'ennesima volta viene trasmessa l'immagine implicita di una piramide sormontata da un occhio che illumina un mondo avvolto dalle tenebre. Strutture a forma di piramide appaiono anche in tante altre scene. Alcune hanno aspetti inquietanti, come la sagoma che vedete alla destra di Eric mentre è inginocchiato per la disperazione. L'immagine in questione, estrapolata dal contesto del film, sembrerebbe mostrare una persona in adorazione o inginocchiata dinanzi alla potenza di una divinità totemica. Piramidale è anche lo strano oggetto che si vede sul muro, contro cui sembra stia per schiantarsi l'automobile guidata a tutta velocità da uno dei criminali. E non è tutto. Pochi sanno che Illuminati non è solo il nome attribuito dalle teorie cospirazionistiche ad una o più società segrete, ma è anche il nome di un presunto progetto di forzata globalizzazione attraverso attentati terroristici operati da un gruppo di potere deviato ed occulto che sembrerebbe essere interno agli Stati Uniti con cellule internazionali. La ripresa atta a dimostrare che Brandon Lee sia morto in seguito ad un incidente non è reperibile. Per alcuni sarebbe stata sequestrata dalla polizia, per altri distrutta dagli autori del film. Per altri ancora, invece, sarebbe stata prelevata dagli Illuminati stessi e posta nei loro archivi, quale prova inconfutabile del loro vero coinvolgimento nella vicenda. Se così fosse, una fazione deviata degli Illuminati potrebbe aver consapevolmente orchestrato di giustiziare e sacrificare il protagonista del Corvo, anche anni prima della realizzazione del film, all'insaputa della maggior parte di coloro che vi parteciparono. Come di consueto, il mio invito è di prendere quanto vi racconto unicamente al pari di una fiaba dell'età moderna o, se preferite, di una leggenda metropolitana, ma di ricordare che tutte le fiabe, anche quelle che vi raccontavano da bimbi, hanno sempre avuto una loro precisa morale. Un abbraccio. Adam.